adesso ci sarà una persona che comunque sicuramente tutti noi conosciamo, perché ci ha iniziato a mettere su una strada politica, una strada che comunque porta a fare quello che non fa la vecchia politica, formare delle persone. Con noi Fabio Toriero. Grazie Fabio. Pronti con gli slogan efficaci, mi raccomando, dovete fare slogan efficaci adesso. La politica è la più alta forma di carità. Paolo VI, Papa Paolo VI, Papa Francesco. Dobbiamo rioccupare gli spazi pubblici, Papa Ratzinger. Il patriottismo è come il quarto comandamento, onora il padre e la madre, Giovanni Paolo II. Tre immagini per descrivere questo scenario politico e la campagna elettorale che ormai è iniziata. Pinocchio, Disneyland e Agatha Christie. Il mondo fantastico e horror delle bugie. Sembra di vivere una grottesca moviola. Silvio Berlusconi, ancora a centrodestra che forse arriva primo. Dal 1994, quanti anni sono passati? È durato più di Mussolini. Silvio Berlusconi, Prodi, D'Alema, Bersani, stiamo dentro una moviola. Pinocchio. Berlusconi vi dirà, questo è uno schieramento cattolico, moderato e liberale. Gli diamo una notizia, o siamo liberali o siamo cattolici. Bravo. Moderati? Ma che moderati? Noi siamo incazzati, altro che moderati! Berlusconi vi chiederà il voto in nome delle vecchie categorie che sono morti, il centrodestra contro il centrosinistra, e poi che farà? Il governo delle larghe intese insieme con Renzi! Vi prendono in giro, Pinocchio! Questo sono! Anche perché Renzi è il figlio legittimo di Berlusconi, in fondo è uguale, e diciamo che Renzi è Berlusconi più Vannamarchi. Berlusconi annuncia i prodotti, Vannamarchi, Renzi, ti dice pure la data di scadenza. Il centro-sinistra si presenterà diviso perché Renzi farà l'inciuso con Berlusconi. Fondamentalmente sono uniti su che cosa? Riparliamo anche di D'Alema, di Bersani, sono uniti su Agatha Christie. Quando sono fallimentari in termini di ricette legate all'economia, all'immigrazione, alla sicurezza che fanno, rispolverano l'antifascismo, rispolverano Agatha Christie, prendono a pretesto 4-5 deficienti che girano, che fanno stupidaggini e ricreano questa grande infalcatura antifascista. Nasce l'indignazione democratica, tutti i media, i salotti televisivi, e poi l'antifascismo, partono le fake news. Parte il teorema delle fake news. Chi è il principale regista delle fake news per loro? Trump, che meno male il 24 dicembre ha il coraggio di dire che è una festa cristiana. La festa. Perché l'abbronzato parlava di festa, viva le feste. Quali sono le vere fake news? Il ministero della verità per la Boldrini? Qual è la vera fake news? Che l'occupazione sta salendo? Che il PIL sale? Del falso bonus e del bene vogliamo parlare? Queste sono le vere fake news. E allora su un'altra cosa dove loro sono tutti d'accordo è la società radicale di massa. Mettiamo insieme tutti i provvedimenti approvati in via di approvazione, dall'eutanasia, divorzio breve, liberalizzazione delle droghe leggere, tutto quello che abbiamo sempre detto, la società radicale di massa. Quando un padre non è più colui che genera, la mamma non è più colei che partorisce, i figli si comprano e si vendono e il sesso si può decidere in base alla mente, abbiamo cambiato il paradigma della umanità, non della società. Questo dobbiamo averlo ben chiaro. E poi mi fa specie, l'ha detto Gianfranco prima, i radicali, l'Abonino, che ha fatto più morti di Totò Riina, l'Abonino,
della vedova, i radicali, no? Questi egemonizzano la cultura italiana, perché si parla appunto di società radicale di massa, perché il PD è la continuazione di massa dell'egemonia culturale del Partito Radicale. Non hanno nemmeno la forza e i numeri per raccogliere 350 firme, perché la Bonino si sta arrabbiando con Renzi, perché loro non riescono a raccogliere nemmeno le firme. Vi rendete conto del paradosso? Questa forza minoritaria che però incide e rovina le coscienze dei giovani, annichilisce la società naturale cristiana. Andiamo dall'altra parte, centrodestra, Pinocchio. Loro marceranno uniti per dividersi subito dopo. Vi chiederanno il voto contro la sinistra, categoria morta, destra e sinistra, faranno questa specie di accozzaglia con Fratelli d'Italia e appunto Forza Italia e Lega, e dopo Renzi farà il governo con Berlusconi, lo chiameranno governo di minoranza, governo di scopo, e c'è Calendula pronto, aspettiamoci un simil Monti, aspettiamoci un governo Draghi o così. Lega e Fratelli d'Italia che fanno? Non possono dire ai loro elettori che abbiamo mobilitati contro Renzi e poi fanno il governo insieme, faranno un'astensione e racconteranno ai propri elettori che ricatteranno il governo con l'astensione. Ma vi rendete conto che dal 94, Pinocchio, il centrodestra si regge come un'armata Brancaleone? Vi rendete conto che mettono dentro nazionalisti, leghisti, separatisti, cattolici, laici, liberali, socialisti, statalisti, tutti insieme? Qual è il loro collante? Non c'è mai stato il loro collante, perché l'unico collante era l'antisinistra, ora faranno il governo insieme. Qual è il collante? Pensiate bene, stanno riscoprendo la famiglia. Guarda caso, Di Maio ieri dice che appunto l'atto d'amore, la famiglia, tuteliamo la famiglia, la sorella dice prima l'Italia, prima la famiglia, è già pronto lo slogan Mario, prima l'Italia, prima la famiglia. Questi sono solamente dei buffoni, sono solamente dei pinocchi. Ricordatevi, questo è il concetto fondamentale, la governabilità coerente nasce dall'omogeneità culturale, se non c'è l'omogeneità culturale non c'è la governabilità coerente, che governi, che leggi possa fare un'armata Brancaleone dove dentro c'è tutto il partito di tutto, anche il partito che rende divinità agli animali, la Brambilla, ne vogliamo parlare a proposito di valori divisivi, certo, perché loro hanno tutto e il contrario di tutto. Scoprono la famiglia, diffidate dalle imitazioni, meglio l'originale, l'originale è il popolo della famiglia. Questo significa che noi abbiamo sempre avuto ragione, a creare e costruire questo fronte antropologico, aperto ai credenti, mettiamoci anche i non credenti che credono nei valori non negoziabili. E allora... questa è una legislatura che si è aperta con la morte della famiglia, le unioni civili, e si è chiusa con la morte della persona, l'eutanasia. Grazie a chi? Ai traditori del Family Day, grazie ai traditori della verità, grazie allo scambio merci che Salvini e la Meloni fanno sui valori antropologici. Da un pezzo di autonomismo ti cedo un pezzo di biotestamento, questo è il loro giochetto, ritenere i valori antropologici secondari, marginali e come scambio merci. Dobbiamo impedire questa logica, mai più. Basta con Pinocchio, basta con Agatha Christie. Ricordatevi che quando muoiono destra e sinistra, l'unico bipolarismo che ha un senso è la lotta tra il falso e il vero, tra il bene e il male, tra la cultura della vita e la cultura della morte. E dico ai credenti in politica, all'ora dei credenti in politica, questa è l'ora, io ho scritto anche un libro su questo, tutti quei credenti che stanno chiusi nelle loro cabine dorate, sappiate che quando la nave affonda, affonda anche la vostra cabina. Non pensate che salvate la vostra cabina quando la nave affonda, perché le leggi, siamo in una repubblica parlamentare, fanno costume e incidono nella vita dei nostri figli e rovinano le famiglie. Dico ai credenti che amano i loro gusci, ricordate le parole di Don Giustani, vivere intensamente il reale,
non vivere il virtuale. Ricordo anche le parole di Alejandro Jodorowsky: gli uccelli, quando nascono e vivono in gabbia, pensano che volare sia una malattia. Bene, io dico ai credenti, non è una malattia volare. Dobbiamo volare e dovete volare solamente col popolo della famiglia. Bravo. Lo detto già a Riolo e parlo alla conclusione. Il vero pericolo non è tanto la lobby LGBT, loro fanno il loro dovere orripilante, ma lo fanno. Il vero pericolo riguarda tutti noi, è il cristianesimo senza Cristo. Questo è quello che si sta realizzando. Io questa specie di massa buonista, di massa buonista, umanitaria, pacifista, che sta sostituendo il cristianesimo. Il cristianesimo l'ha inventato un risorto, non Marco Pannella e Emma Bonino. Salutiamo. Io concludo con una vicenda personale che mi ha riguardato. Voi sapete tutti quello che mi è successo. Mi hanno chiuso il giornale per motivi politici. Mezzo una strada, una redazione senza contratto. Ma sappiate che Fabio Torriero si piega ma non si spezza. Bravo! È iniziato un attimo, signori, è iniziato, però sappiate che dal 1 febbraio ripartirà un altro giornale più forte, più libero e più partito che mai. In questi momenti io devo dire, Teresa, si capisce chi è l'amico e chi è il fratello coltello e chi è veramente l'amico. Io devo ringraziare tantissimo Nicola, Gianfranco, Mario, mi sono stati vicini, Mario mi ha dato dei consigli veramente da fratello. Queste sono cose che non si dimenticano, perché questo dà valore alla vita, indipendentemente da tutto quello che facciamo. Io devo un grazie a loro, veramente. Io devo a Dio l'uomo che sono, la vita che vivo, devo a mia moglie Marta l'uomo che sono, il marito che sono, e devo a mio figlio Marco Valerio il padre che sono. Io ho sentito il vostro amore, vi ringrazio, tutto l'amore che tutto il popolo della famiglia e Fezio ha fatto. E allora io voglio ricambiare il vostro amore con altrettanto amore per quello che posso, anch'io scenderò in campo con voi. Noi siamo gli eredi del Partito Popolare, siamo i figli del Family Day e il 4 marzo dobbiamo essere i padri della Solidarność italiana. Brindiamo per tutti, grazie ad Andrea e Andrea Dinzeo, ho capito bene, ricordo bene, ok. Salviamo l'Italia in PDF, salviamo l'Italia col PDF, né destra né sinistra, il nostro popolo è la famiglia. Bravo! Grazie, grazie. Fabio ha detto una cosa molto bella. Ecco che cos'è il popolo famiglia, siamo dei fratelli, grazie Fabio, avete capito che si spende, avete capito che partirà con noi, scenderà in campo con noi, starà a fianco a noi, e questo è il popolo famiglia, è questo che batte il cuore, è questo che c'è una sensazione d'amore verso un movimento che nasce perché vuole riprendersi questa nazione, che è stufa dai tagli di ogni essenza possibile che si stanno facendo, sicurezza e tutto quello che poi ne parleremo.
Grazie Fabio, grazie.